posto per condividere insieme a tutti voi questo momento di allegria prima delle festività natalizie. Protagonisti della serata saranno l'Orchestra Calliope, formata dagli allievi del corso di indirizzo musicale, e il coro, formato soltanto dagli allievi che frequentano la prima classe della sezione di strumento musicale. Sia nel coro che nell'orchestra sono presenti alunni provenienti dai tre plessi scolastici, Bova Marina, Montefiori e Parenzi. L'esibizione, che avremo modo di ascoltare, prevede un nutrito elenco di brani classici tratti dal vistoso repertorio natalizio. Alcuni saranno eseguiti solo dall'orchestra, in altri ci sarà il coro insieme all'orchestra e altri ancora prevederanno la partecipazione del solista, del coro o dell'orchestra. In attesa che l'orchestra si prepari alla propria esecuzione, iniziamo a conoscere il primo brano, nel quale avremo modo di ascoltare il coro e l'orchestra assieme. Questo è Tu scendi dalle stelle, il pezzo più classico della tradizione natalizia. Tu scendi dalle stelle nacque più di 250 anni fa, in Campania, da Sant'Alfonso Maria del Cuore. La tipica andatura pastorale e l'efficacia melodia rendono il brano tra i più caratteristici ed eseguiti nei repertori natalizi. È per antonomasia la canzone della notte di Natale. Intoniamola tutti assieme nella speranza di un Natale pieno di serenità e di gioia. Un applauso di incoraggiamento per i nostri ragazzi.
proseguiamo con il prossimo brano, Feliz Navidad, in cui avremo modo di ascoltare l'orchestra e la voce solista di Aurora Tremera, allieva della classe di clarinetto del plesso di Cotugno. Nel 1970, il cantante portoricano José Feliciano lanciò sulla scena mondiale Feliz Navidad, una canzone natalizia con testo spagnolo. Grazie all'enorme successo conseguito, il singolo rientrò nel numero delle canzoni natalizie tradizionali, vantando lo studio di cover interpretate da artisti di rilievo come Michel Poulet, Céline Dion, di 39. Lo spartito è concepito per un pubblico internazionale, prova ne è il tornello in inglese, insieme alle allegre strofe in lingua spagnola. Buon ascolto. Thank you.
Alessandra, Luciano Pavarotti e altri cantanti e band che hanno creato numerose versioni alternative della canzone. Bye.
Thank you.
Natale che legge alla pace, alla fratellanza e alla condivisione di un mondo senza cuore. Happy Christmas è, per la precisione, una canzone di protesta contro la guerra in Vietnam. E la celebre canzone natalizia composta e registrata da John Lennon e Yoko Ono nel 1971. In questo brano ci saranno due voci soliste, sono due allievi del plesso di Montefiore, Francesco Triboni, allievo della classe di Torino, e Chiara Galia, allieve della classe di Yoko. Thank you.
questo caso ci attenderà con il coro. O Eppi Dei. O Eppi Dei è una canzone gospel. Il testo celebra il giorno felice, in cui Gesù lavora nei peccati e insegnò a guardare, lottare e pregare e a essere felice ogni giorno. In Italia è erroneamente considerato un canto natalizio e legato alle celebrazioni dell'anno nuovo a causa del suo utilizzo nel settore pubblicitario. In realtà si tratta di un inno alla conversione e viene solitamente cantato nelle chiese protestanti per celebrare il sacramento del battesimo o della crescita. Thank you.
professoressa Gina Morabito. Come dicono loro, da spinta ad andare oltre,
La passione è la cosa che ci fa superare tutti gli ostacoli, nella vita di tutti i giorni, così come nella nostra professione. Non è facile, dobbiamo avere grandi ali per volare, dobbiamo essere capaci di sorvolare anche sulle miserie anche quotidiane, sulle difficoltà quotidiane che tutti abbiamo, voi come genitori, gli amministratori, i docenti, e anche i ragazzi hanno le loro difficoltà, però ogni tanto un po' di scoramento, però la passione ci fa superare tutto. Quindi io chiedo un grandissimo applauso ancora per i ragazzi e per i studenti. Grande mano, e soprattutto per i genitori. Io devo dire che stasera siamo qui grazie effettivamente al papà di Altomonte, allora, per papà di un ragazzo comunque, perché fino a ieri, va bene, non mettiamo in difficoltà che già è, però tranquillo, è una cosa bella che stiamo dicendo. Ringraziamo tuo papà pubblicamente, perché abbiamo avuto grosse difficoltà per il trasporto degli strumenti, sembrano delle cose scontate, però questa attività è fatta anche di queste cose, perché gli strumenti, voi vedete il violino, il ragazzo se lo può anche portare da solo, no, abbiamo anche altri strumenti, abbiamo realizzato un bellissimo laboratorio di musica e teatro con degli strumenti che chiaramente sono anche strumenti delicati, dobbiamo dire grazie a questo genitore che ieri all'una e mezza forse in estremis veramente ci ha dato la disponibilità di trasportare gli strumenti. E qui devo aggiungere una nota, forse non tanto, però lo dico perché siamo qui, siamo insieme, ci siamo impegnati, abbiamo messo al mondo dei figli, abbiamo scelto di fare i docenti, i dirigenti e gli amministratori, e dobbiamo cercare di capire bene qual è la priorità. Allora, io ritengo che la scuola, non perché io la rappresenti, sia la priorità delle nostre comunità. Veramente è il baluardo forse più importante della presenza dello Stato, del fatto che noi abbiamo un mandato istituzionale che è quello di fare crescere i ragazzi, le loro competenze, sviluppare le loro potenzialità, e abbiamo bisogno dell'appoggio anche delle amministrazioni. Su Bova non siamo riusciti ieri a trovare qualcuno che ci portasse gli strumenti, sono 700 metri, 800 metri. Questo mi è dispiaciuto molto ieri, per la verità mi sono anche un po' agitata, nel senso che, ripeto, la scuola deve occupare un posto un pochettino più importante nei bilanci delle amministrazioni comunali e anche nel pensiero, nel senso che noi chiediamo per tempo. Devo dire che in genere i sindaci hanno sempre risposto, quindi invito voi, quando scegliete i vostri rappresentanti, di scegliere le persone che resistano e che portino avanti quello che è l'interesse della comunità, perché è chiaro che gli altri magari un po' per mancanza di tempo, perché non hanno forse tanto a cuore, e a me sembra questo, le comunità si trascura un po' qualcosa. Questo non è un discorso proprio natalizio, però è bello che ci diciamo le cose, e quindi io mi fermo qui, nel senso che ho detto anche le nostre difficoltà, che a volte se non fosse per i genitori e per la buona volontà degli amministratori quando è possibile, perché qui c'era proprio un problema logistico, per cui quando fuori non ho potuto mandare un mezzo, non avete mezzi, quindi siamo anche in un contesto difficile dove dobbiamo pensare anche a queste cose. E allora io comunque ringrazio tutti, non vorrei ripetere
Sara Cavallaro che si è fatta da portavoce per ringraziare tutti. Ringrazio la presenza, i sindaci che sono presenti, ecco, il sindaco Pasile, il sindaco Ghiaglia, il sindaco Scerco, l'assessore Pontari, sono presenti i vostri rappresentanti, coloro che voi avete eletto sono presenti questa sera e per noi è molto molto importante. Fa piacere a noi perché non ci sentiamo soli, forse anche questo, questo luogo sacro, ci sentiamo veramente tutti insieme. Invito i sindaci a prendere la parola se vogliono salutare. L'orchestra, come abbiamo sempre detto, è uscita. Allora, l'orchestra è l'esempio concreto di quello che noi stiamo cercando di fare, un istituto unico, Fondo Furi, Bova e Palizzi, e abbiamo anche i bambini di Bova, alla Bova Marina e Bova, io scusate sempre faccio un po' di confusione, no confusione, so che Bova Marina, Bova, io poi dico Bova. Allora, ecco, abbiamo l'onore di avere il sindaco Casile per la prima volta e con questa occasione vi invitiamo a rinnovare la convenzione Callio, perché dovete sapere che questa orchestra c'è anche grazie al contributo dei comuni, dei sindaci che si sono avvicendati e hanno sempre sostenuto anche economicamente. Quindi, sindaco Casile, ecco, siccome Bova è molto bella, noi vorremmo venire a Bova, con tutta l'orchestra, vedete che bella la nostra orchestra, verremo a Bova, ecco, prego. Grazie, grazie Preside. Come ho detto all'inaugurazione dell'anno scolastico a Palizzi, questa è la scuola che vogliamo, questa è la scuola che gradiamo. Preside, noi non sacrifichiamo un'ora per essere qui, lo facciamo con grande piacere, lo facciamo programmando la nostra attività, anche perché c'è i nostri figli, almeno. E io faccio seguito a quello che ho detto lei poco fa, sicuramente, come ho detto a Palizzi, noi vogliamo rinnovare la convenzione con la Calliope. E invito sommessamente i miei colleghi, forse qualcuno, insomma, non ha ancora, come dire, ho temperato pienamente quello che i doveri derivanti dalla sottoscrizione della convenzione, di farlo, ma nella convenzione, anche perché santo, se dobbiamo venire a Bova dobbiamo farlo nella piena legittimità e quindi dobbiamo farlo insieme. No, certo. Stasera è una serata particolare, anche perché siamo ormai, diciamo, alla vigilia di Natale, ragazzi, ho detto ormai entrando in vacanza, e come ogni anno siamo qui ad ascoltare il concerto di Natale, che stasera forse ha un sapore un po' diverso, mi permetto di dire, Preside, perché come in un brano che è stato suonato prima di John Lennon, che era un inno contro la guerra, la musica forse un giorno riuscirà a spegnere il suono terribile dell'inverno. Stasera in particolare vorrei rivolgere un pensiero ad Antonio Megalizzi, che è morto per mano delle più sporche delle guerre, che è la guerra col fatto col terrorismo, che ha fatto migliaia di vittime in tutto il mondo e che solo la musica riesce a unire, perché la più grande magia che si possa realizzare forse la realizza la musica, mettendo tutti insieme all'unisono, appunto, al suono degli strumenti musicali. Gli strumenti musicali che stasera, grazie a voi ragazzi, grazie alla scuola, abbiamo sentito veramente suonare all'unisono. Grazie a tutti. Buonasera.
a tutti, ho accolto con grande gioia l'invito della dottoressa Irene Mafrici, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, a poter partecipare a questo concerto di Natale. E sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento per l'impegno volto al lavoro per mantenere e implementare le condizioni per una scuola sempre più inclusiva, competente e propositiva, ed a sostenere e motivare tutti coloro che quotidianamente si impegnano a svolgere con passione il loro ruolo, così un ruolo così decisivo per la formazione degli alunni, perché la scuola diventa sempre più un luogo di crescita umana, culturale e civile. Gentilissima dirigente, mi consente di ringraziarla per aver avviato in diverse sedi scolastiche dell'Istituto i progetti di potenziamento per l'introduzione della lingua greca di Calabria. L'insegnamento nelle scuole è molto importante al fine della salvaguardia e tutela dell'antica lingua di fronte all'impellente rischio di estinzione. Colgo anche questa opportunità di ringraziare i dirigenti dell'Istituto Comprensivo, che sono i primi attori del processo di istruzione, che hanno come obiettivo quello di favorire negli alunni la crescita culturale e sociale, l'autonomia e la maturazione dell'identità, necessari ai cittadini del mondo di domani per poter interpretare e comprendere la realtà. Saluto calorosamente ed esprimo un plauso a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo, componenti l'orchestra e il coro Calliope, diretta magistralmente dai maestri Aiello, Graziani, Morabito e Mordà, che con dedizione pura distillano nei ragazzi la passione per la musica. A loro rivolgo il mio ringraziamento. L'esibizione del concerto di Natale di questa sera da parte degli alunni dell'Istituto è una splendida occasione per riflettere sul valore profondo dell'accoglienza e della comunità universale, per fare propositi di serenità e di pace e per augurare un mondo senza violenza. Un apprezzamento alla varietà sul piano didattico e culturale, nell'attività della scuola e all'utilità espressiva degli alunni. Il tutto merito dell'efficienza e della bontà del lavoro degli insegnanti. Infine, consentitemi di rivolgere assieme all'amministrazione comunale dell'antica città di Pova, di cui mi onoro di essere sindaco, un sincero auguro di buone feste al dirigente dell'Istituto Comprensivo, dottoressa Irene Mafrici, esteso anche a tutti i docenti e a tutto il personale, ai genitori degli alunni, agli alunni delle diverse comunità, ai colleghi sindaci qui presenti, agli amici salesiani di Don Bosco, alle autorità presenti e a tutti voi che siete qua assieme a noi. Auguro di vivere queste festività nel segno dell'amore, della condivisione, della tolleranza. Calà Cristoienna, Cetò, Calà Cronocino. Buonasera a tutti, io porto a tutti voi i saluti.
bellissima orchestra, a questo coro straordinario, ai colleghi sindaci e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione. La dirigente scolastica, che io ringrazio per l'impronta che ha saputo dare alla formazione di questi ragazzi, ma anche all'offerta formativa. Lei, dirigente, parlava di volare alto, parlava di passione. Io credo che voi stasera ci abbiate fatto volare alto, perché ascoltare qui in questa chiesa i ragazzi che suonano, i nostri ragazzi che suonano, le canzoni di Natale, nel periodo natalizio, canzoni cristiane, in una città, in una regione, in una provincia, in uno stato che è profondamente cristiano, non può che emozionarci, e così è stato. Quindi io la ringrazio a nome anche dei cittadini di Montecuri per averci fatto volare alto. La stimolo a fare ancora di più e a stimolare anche noi sindaci, come sa fare lei quando è il momento opportuno, a dare ancora di più alla scuola, perché questa scuola, questo corpo docente, questa dirigente meritano ancora di più. Grazie e auguri a tutti voi. Speriamo che quello che sta accadendo in questi giorni, ci sono stati vari episodi, come diceva il sindaco, che ci hanno segnato, quindi speriamo che il mondo sia migliore. Dobbiamo consegnare un mondo migliore a questi ragazzi che se lo meritano. Grazie a tutti e un affettuoso augurio di buon Natale a voi e a tutta la vostra famiglia, ognuno alla propria famiglia. Un felice anno. Un abbraccio.
Thank you.